Piacere, Cristina. Piacere, John Flanagan. Piacere, cosa per Bobo? Ah, ok, va bene. Accomodatevi di qua. Taglia 54. Sì. Nel mio ristorante si mangiano solo le cozze, l'imbevata. Mi piace, sono elegante. Sei perfetto. Stasera, ahimè, cucino io. Buongiorno Katia. Buongiorno. Pronti per la giornata? Preme. Carico. Perfetto. Allora pronti, partenza e via. Andiamo, vieni. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. È arrivato. Oh, sono aggrappato alla barba. Sono terrorizzato. Buongiorno. Sei pronto? Vieni. Sì. Vieni con me. Dai, andiamo. Arrivo. Come va? Bene. Tutti di su. Ah, perché? Lui è novizio. Novizio di aiuto. Per poco ancora. Sì. mi sa che ci porti via il lavoro. Oh, cioè, consideratevi licenziati. Ascolta, facciamo qualcosa. Sì. Vieni con me di là. Che... Bene. Siamo in cucina. Mamma mia. Io, Alfio, te lo lascio nelle tue mani. Vedrò di cucinarmelo. Mi raccomando, ci vediamo tra un momento, voglio grazie. Controllarvi. Grazie, a dopo. Bene, allora iniziamo con un piatto semplice, facciamo l'antipasto. Una tartare di fassone, vai da Maurizio che ti dà gli ingredienti. Comandi! Ecco qua, chef. Eccoci qua. Allora, facciamo. Siamo qui gli ingredienti. Allora, facciamo la tartare, che è una battuta al coltello. Tartare? Sì. Di Russia. Perfetto. Vuoi, ti faccio vedere. Sì, grazie. Così, guarda. Io nel frattempo ti chiedo delle cose. Che carne è? Questo è un fassone piemontese. Così. Da cubetti, con queste mani da pianista. Sì. Perfetto. Della cella. Certo. Adesso la metto qua e la... Insieme vagli sotto come se potevo cucinare. Non era prevista la mia entrata, ma è arrivato in sala. Allora addirittura, qua... facendo l'angolo. Ah, facendo l'angolo. Allora, ecco qua. Bobo sta cucinando. Cucchiaio. Bravo. Io guarda, non avrei mai, che pessimo studente. Senti, ti perdi un po', ma va bene. La carne. Metti come dentro. Si chiama l'attrezzo che stai utilizzando? Questo è un coppapasta. Col palmo della mano schiacci bene, pulisci bene il bordo e fai così. Schiacci leggermente la parte esterna della tartare. Sì. Poi prendi del patè di olive da giasca. Fai così. Ah, che bello, curioso sto fatto, sto binomio. Poi fai questa operazione. Delicatamente in modo che non lo strappi. Che bello, guarda che
si scinde in due colori, poi la segni per dare anche un'immagine, così. Così. Eccomi qua, Bobo. Buongiorno. Allora, l'insegnamento c'è stato, adesso guarda, voglio vederti. Mi diverto molto perché Alfio è un bravissimo cuoco, è un grande insegnante, un grande pedagogo. Senza esagerare. Ti do una mano. Sì, ci devono restare. Certo, la spatola. La spatola è importante. È importantissima per fare l'informazione. La pasticceria, salata. Tolgo gli accessi. Bellissimo, a posto, non toccarla più. Così? Oh, wow. Ah, posso posarla? Già. Certo. Gliel'ho un po' lanciato io. No, fa niente, ma va bene. Va bene. Vabbè, poi a lui la manualità non manca. Certo. Così. Allora io farei una nitida. E le altre più. C'è proprio, no. ci sta. Questo lo mangia lui, io mangio quello. Allora, possiamo dire Alfio dalle stelle alle stalle? No, dai. Suongo canavacciuolo, ha già fatto un piatto. Bravissimo. Per essere la prima, caspita, eh? Sì, perché ti ho fiancato alla carta. Guarda che manualità! È artigianato, eh. Non sei d'accordo? Certo, mamma mia. John Flanagan. Ah, però. Bene, allora prima è andato, eh? Adesso inizia a farsi duro il gioco, eh. Adesso il gioco. Questo era solo il riscaldamento, Bobo. Perfetto. Adesso si parte. Alfio e Katia, io non riesco a immaginare di dire solo Alfio o solo Katia. Alfio e Katia va bene insieme. Quindi la vostra storia inizia quando? Ma inizia la raccontita quella. No, ci siamo conosciuti in Sardegna nel 1986. L'altro ieri. Non sapete non sbagliare le date. Sì, se no, dopo. Io lavoravo, lei era in vacanza e poi da lì è iniziata la nostra storia. Io nell'87, lavorando all'Hotel Gaia di Milano, ebbi la fortuna di conoscere Paolo Vai. Sì. E venni, a un certo punto mi chiese se potevo venire da Osta ad aiutarlo, fargli da secondo nel suo ristorante. Ma Katia, tu l'idea che fosse chef ti rende un po' conto già dall'inizio cosa ti... Assolutamente no, io ho conosciuto lui a 16 anni. Ah, ok. Avevo finito di studiare, non ancora in realtà, per cui sposata neanche a poco più di 18 e lì è iniziata la nostra storia. In realtà ho iniziato appoggiando lui, ma non sapendo assolutamente nulla di questo mondo. Altrimenti scappavo. Sì, probabile. Ma e tu in cucina, perché Alfio sappiamo, ma Katia in cucina prima di Alfio, cioè la cucina già ti stimolava o era un settore che insomma non era nelle tue corde? No, per me non era assolutamente un settore nelle mie corde, anzi io mi sono innamorata di lui, ho appoggiato lui nella sua storia, per cui io nasco nel settore della ristorazione col vecchio ristoro, per cui 21 anni fa, primi anni incredibili di terrore, ansia e quant'altro. È un'avventura che per me dal punto di vista professionale è iniziata. Quindi, lì. Ecco, sì, tu i primi passi l'hai per mossi amore sotto braccetto con Alfio. Sì. Allora Bobo, oggi vai, con un pizzico di orgoglio ti voglio mostrare un piatto della mia terra di origine, la Valtellina. I pizzoccheri. E li faremo con la ricetta originale. Senza... Abbiamo le patate, il cavolo verza, la farina di grano saraceno, farina bianca, due uova, sale, acqua, un pochino di olio d'oliva. Allora, iniziamo con le patate. Prego, pelare le patate, vedete che non ci sia problemi. Sul piatto, così sì. Più fine di così. Sì, le patate, perché quello. E due. Così. Ok. Poi le metti. Rimane dura, così, poi si taglia la costa, questo lo dico neanche lo sapessi, potrebbe rimanere a mettere in cottura le verdure, iniziando dalle patate. Prego chef. Eccoci qua, adesso facciamo la pasta, vai con la farina bianca.
tranquillamente, vai. Vai, le due farine, vai, con l'altra. Metti tutti gli ingredienti. L'olio. Questo aspetta che te lo tengo io un attimo che sgocciolo, vai. Esatto. L'acqua e il sale. Vai. Due mani. Così. Allora, siamo ai pizzoccheri. Sì, siamo alle prese con una ricetta. Quanta farina? Molto importante. Allora, qui sono 200 grammi di farina bianca, sì? E 50 grammi di farina nera, cioè di grano saraceno. Va bene? Quanto sale? Quanto poi olio? Il sale abbiamo messo 5 grammi. Sì? Sì. E poi l'olio anche 10 grammi e l'acqua 20 grammi. Perfetto. E due uova. Sì, e due uova. Adesso passiamo ad impastarla. L'impasto è pronto. Così mi passi, mi avvicini la farina per favore. Pochissima farina sulle mani. Fai questo, questa operazione. Così si stacca. Si stacca. E voilà. La lavori leggermente a mano. Così guarda, ti faccio vedere. La prendi praticamente, vedi il pollice qui, la pieghi e poi la spingi. Queste sono cose interessantissime, vai. Quelle che stai dicendo tu, questi piccoli segreti sono interessantissimi, perché le vedi fare queste cose, ma se nessuno te le spiega. Poi, adesso tagliamo, facciamo così. Questa è la tua parte e questa è la tua. Così. Non ci arriverò mai. Tu fai piano, non c'è più la parte. Vedi? Così in modo che si infarinino bene. Mi dai un vassoio per favore, Maurizio. Infarina bene. Fagli vedere. Faccio vedere. E Archio, noi due andiamo a fare la spesa, intanto lui... Ehi, ehi, tutto il mondo cambierà. Bravo, vedi qua. Tagli finissima, così, ma proprio fine fine, 2, 3, 4. La sabbia. Cioè, se è un tosto in che non è quello sparso. Vai. Sgranocchia lui. Ok, adesso così sono già divisi nella... Vai, vai, hai deciso, deciso. Così. Tracchete. Qui gli dai in modo molto delicato un giro. Ti vedi mi sbagli? Attenzione, eh? Allora prendine uno così con le mani. Tieni, tieni. Mamma che buoni. Così, vai, scola e metti qua dentro. Vai, su scola. Ecco, qui lo voglio, qui lo voglio. Vai, gli faccio il disastro. Vai, 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 così. Tac. No, muovi troppo il polso. C'è la molla che ti faccia sentire il gesto. Vedi? Devi praticamente fare un ondo. Io credo in te. Vai, ok, hai saltato, bravo. I pizzoccheri sono pizzoccheri, pizzoccheri light. Alfio, questo era un piatto che faceva c'è okay. Tutto qua. Sì, il piatto unico. Colazione, insomma. Allora, poi un po' d'acqua della cottura, senza esagerare, così rimangono belli morti. Vedi che cambia già, vedi il formaggio, come si è lasciato un sacco. Una bella grattata, non battere sul piatto. Ah no, scusami, ma così. Sì, ma c'è un certo. Penso più sulla parte finale, sull'assaggio. Sull'assaggio. Sì. Peccato che non ci sia la televisione interattiva, che non possano sentire i signori che ci stanno guardando i profumi che esala. Sì. Chiamatemi che io vengo a vedere i dolci, intanto io mi delizio. Allora Bobo, adesso siamo all'ultimo piatto, ti ho lasciato una sorpresa per te,
ho pensato a un semifreddo alla grappa di mirtilli con salsa vaniglia. Te lo mostro alla fine, il risultato finale, e tu dovrai partire da zero per arrivare a quel risultato. Facile. Ti spiego, così. Quando avrai il tuo semifreddo, gli schianti. Mettiamo questa gelatina di grappa di mirtilli. Lo bagni leggermente con dello sciroppo. Lo ricopri completamente di salsa vaniglia. Piano piano lo spingi da sotto. Una pallina, letteralmente. Così, una sfera, sì. Poi mettiamo delle meringhette. Così. Una fogliolina di menta. Così. A casaccio. Bene, io ho finito i pizzoccheri. Adesso tocca a te, ho sentito. Cosa? Esatto. Vieni, adesso devi. Ti inclino leggermente, grazie. Anche la fuma anche lì. Sì. Ma noi dove non abbiamo pesce? No. Sì, allora, però mettiamo i tuorli, certo. Andiamo a montarli con dello zucchero a velo. Così. Si abbassa la calotta. Così, piano. Lascio il massimo. A posto, adesso noi li lasciamo, deve certo montare. Fatto, sì, sì. Quella di aromatizzare il. Salve! E praticamente è la base, è la base per tutti i sintomi. Andiamo a versarlo dentro l'impasto. Passami! Metti qua sopra. È stato per liquido quasi. Sì. Un po' più intenso. Vai! Detto! Ti ho detto ciao! Remato. Sì. Così, giri così. Amalgamato e liscio, certo. La stessa consistenza. Certo. A conferirvi CCV. E CCV? CCV. Allora, adesso concentrati. Cognato un chirurgo. Punto. Lascia spazio in modo che esca l'aria. Sì. Ok? Poi quando arrivi in cima, chiudi così. Scusa. Giri, vai. Allora, coccanze, che cazzo. Vieni a vedere. Ma sei proprio, una spirona. Delizioso. Ottimo, buonissimo. Salve. Cosa dici? Oggi com'è andata? Ma è stata abbastanza bene, anche perché la manualità non gli manca. Sì. Essendo un artista. Direi bene l'antipasto. Sì, meno antica, i pizzoccheri sono stati benissimo. Sul dolce parte... siamo ancora in attesa, sì, del risultato. Però il saccapoccio sì, non sì, proprio... vabbè, ci sta. Dai, ci sta. Adesso vediamo. Lo perdoniamo. Come se la cava con lo so, il però vediamo sul. Zitto, non voglio che mi dai suggerimenti. No. Vieni pure uovo, portami. Il dolce, vediamo cosa hai combinato. Questo si prende un po'. E si mette nel fondo. Vai piano, anche tu sul centro sei sempre un po'. Così. Sì. No! Per favore, il liquido. Pan di Spagna. Pan di Spagna. Sì. Lo sciroppo. Sciroppo d'acero, abbondantemente asperso. Basta così, non esagerare. Tanto a ricoprirlo tutto con la salsa vaniglia. Sì. Mi raccomando, amici a casa, seguite con attenzione queste indicazioni che vi do. Perfetto, adesso. Poi lo si sgnacca. Sgnaccare le mani dell'artigiano. Schiaccia. Bene. A posto. Voilà. Tre qua. Sì. Sulla cuspide. Le meringhe di color rosa. Indie. Alto livello. Allora vai. Meringa non troppo. E le si mette un pochino anche sul piatto. Che dia l'idea della Via Lattea. Un cielo stellato. Hai un futuro. Vieni qui. Bellissimo, papà. Bravo. Bravo. Devo farti i complimenti. Ci vuole anche un bicchiere di vino. Maurizio, portaci un bicchiere di vino. Grazie mille. Prego. Cin, complimenti. Prego. È stato un piacere. Questo sarà un bicchiere dell'amicizia, dai, bello certo. Tre. Sì, facciamo il bicchiere dell'amicizia. L'altro chef. Grazie, cara.
color rosso rubino. Ma no, non scusami. Puoi rovinare tutto, no. Hai fatto la tua bella figura. No, no. Favoloso. Allora, io vi ringrazio davvero, grazie. È stata un'ottima esperienza in cucina con un artigiano e uno chef d'eccellenza, quindi insomma non mi resta che brindare a voi due. E anche a Maurizio. Vieni e Maurizio. Anche a Maurizio. Certo. Prego. Ecco, grande. È stato un piacere. Grazie mille, grazie. Jeanette, io sono entusiasta, ti ringrazio di avermi coinvolto. Soprattutto è stata una felicità prestarmi in cucina, farmi imprestare questo corpiccino esausto ad un grande cuoco. Non è stato veramente bello, è stato un piacere di lavorare, bellissimo, grazie. Bene, bene. Però scusami, però giunti a sto punto io mi sono prestato con te, tu dovresti fare altrettanto con me, venire in laboratorio, mettermi in difficoltà. No, ma tutt'altro, guarda, tutt'altro. Sei piacere di raggiungere. Più che volentieri. Noi ci vediamo in laboratorio. Quindi facciamo uno scambio di ruoli, insomma. Certo, certo. Non dovrai metterti il cappello da cuoco. Vengo a fare garzone di bottiglia. No, lavori autonomamente, vai. Sì, sì. E allora andiamo. Vedi. Andiamo. Comunque per raggiungere il laboratorio, facciamo che andare direttamente giù, sì? Io vado giù a piedi, poi metti l'automobile, tu stai sereno. Certo. Rilassati. Adesso tocca a me. Va bene. Adesso tocca a me. Ci vediamo. Vedi. Giù. Ci vediamo. A dopo, ci vediamo. Allora Alfio ci ha raccontato di questo inizio di carriera dovuto allo chef Paolo Vai. Come è successo? È successo in una maniera semplicissima e banalissima. Ero a fare una serata gastronomica all'Hotel Gallia e ho trovato questo ragazzo molto giovane, curiosissimo. Lui era molto in cucina. Attento. Lui era in cucina e si è avvicinato chiedendo informazione. E questa curiosità mi ha sorpreso perché è raro nei giovani e abbiamo passato 8-9 anni insieme, veramente con un piacere immenso e scambiandoci proprio, perché lui portava delle esperienze, io portavo le mie esperienze. E quindi abbiamo creato veramente qualcosa, il cavolo bianco. Se c'è Vecchio Ristoro, sì, oggi, sì, se sì. C'è Alfio e Katia, lo dobbiamo anche a una curiosità di Alfio, ma una scoperta, una attenzione scoperta da parte che sua. Ecco, e che mi ha fatto veramente piacere, perché insomma siamo contenti. Però io so che lei conosce anche un altro personaggio importante che noi abbiamo voluto oggi coinvolgere in cucina, che è il millenario Bobo. È un personaggio, io ho parecchi suoi quadri e devo dire che con lui abbiamo fatto una cucina diversa, abbiamo fatto tante trippe, tante peperonate, tante serate di bevute e di mangiate sostanziose. Il legame tra arte e cucina. Arte e cucina, cucina e arte. L'infusione. Si crea. Noi abbiamo deciso proprio per questo di mettere Alfio insieme a Bobo nel laboratorio di Bobo. Andiamo a vedere cosa vanno a combinare i nostri due artisti insieme? D'accordo. Andiamo. Benissimo. Ciao Alfio! Ciao Katia, benvenuti! Buongiorno! Ciao. Eccoci qua! Questa volta nel tuo regno! È tutto qua, inteso come angolo invernale, perché c'è la stufa che mi consente di avere, certo, un po' di tepore. Direi invece deposito legno, esposizione. Buongiorno. La fatina del laboratorio! Sì, Guarda chi c'è! Ciao Paolo! Ciao! Com'è? Bene, bene. Ciao Paolo. Grazie. Che piacere. Ma ciao! Ma ciao! Ma amore! Ma quanto tempo! Allora Bobo, siamo nel tuo regno oggi. Sì, regno, insomma. Nel Bobo Lab. E vedo Alfio teso perché adesso tocca a lui, forse, insomma. Adesso inizia a farsi il gioco. Inizia a farsi duro. Che ti do un grembiule. Le mani sono pronte? Sì, sì, sì. La mente ha... Abbiamo scaldate questa mattina. Io disegno, prendo dei punti sul corpo, invece di fare un altro legno. La sega qua non è data le mani, perché a caso. Io ho disegnato la mano
sentire questa, questa traccia. Oh, posso? Va bene, mi concentro. Fatto, capo. Fammi vedere. No, no, no! È tutto da rifare! Ma no! Ma no! Non mi trattare così! Abbiamo, diciamo, quasi impostato l'opera d'arte. Io andrei un pochettino a fare il punto su oggi. Bobo può essere andato in cucina e tu sì, qui a fare l'artista, o forse io un po' meglio? Meno fare l'artista, perché allora, è più facile cucinare. Allora, tu sei un affettuoso bugiardo. No, no, affettuoso, anzi te lo dirò come si dice in Piemonte, bugiardo come un cavadente, sì, bugiardo come un dentista. Non le faccio male, non le faccio male. No, io sono veramente scarso. Tu vedo che per i danni te la cavi abbastanza sì, bene. Danni a parte. Io sarei dell'idea che Bobo sta bene qua nel suo sì, laboratorio e Alfio lo vedo molto bene in cucina. Certo, una grande idea. Ognuno ritorna. Io però direi che io posso rimanere qua in laboratorio. Alfio periodicamente venire dal laboratorio di Bobo, dove c'è una stufa, dove si può cucinare. Certo, e ci facciamo qualcosa. E ci facciamo qualcosa, dai. Perfetto. In compagnia. Bene. Allora grazie, grazie, grazie a voi, grazie mille. Grazie, grazie a voi. C'ho il cuoco che mi mena, che mi mena con la catena, che mi mena perché mamma, lui ama me. C'ho il cuoco che mi mena con la catena, che mi mena perché mamma, lui ama me.